Ok. Allora, vi ricordo, la legge Ampere cosa ci dice? Al secondo membro devi mettere solo le correnti concatenate. Io ho scelto questa gamma, la superficie sarebbe per esempio questa, quali correnti devo prendere? Questa, questa e questa. Questa no, questa no, questa no. Quindi N maiuscolo per me è il numero di correnti che intercetto nel tratto di lunghezza L. Ok? Benissimo. Quanto vale l'integrale al primo membro? È molto semplice perché gamma è fatto dei quattro pezzi, DA, AB, BC, CD. Adesso di questi quattro pezzi l'unico che darà un contributo è DA. E perché? Sicuramente BC non vi potrà dare nessun contributo perché all'esterno il campo è zero. I tratti orizzontali AB e CD non vi daranno contributo, in parte perché sono all'esterno, ma anche quelli interni, il pezzo di AB che si sviluppa all'interno, vi dà contributo nullo perché nell'integrale, l'integrando, vi ricordo, è un prodotto scalare tra H e T. Quando io integro per esempio tra A e B, il versore tangente è questo, ma H rispetto a quella direzione è ortogonale. Vedete? Quindi il prodotto scalare è zero. In altre parole, dei tre segmenti che compongono gamma, l'unico su cui posso avere contributo diverso da zero è proprio DA. Perché? Perché quando mi metto lungo DA, il versore tangente è allineato col campo e quindi il prodotto scalare non è altro che il modulo del campo. Quindi avrò H in DL. Ma il campo abbiamo detto che all'interno del solenoide è costante, quindi posso tirarlo fuori e ottengo l'integrale di 1, e cioè la misura del segmento di A, che ho chiamato L piccolo. E quindi vedete, in questo caso il calcolo del campo è molto semplice, non è altro che H per la lunghezza del segmento. Quindi H L deve essere uguale a N per I, a N maiuscolo per I. E otteniamo quanto vale il campo all'interno di un solenoide rettilineo infinito. Il campo H sarà N su L per I. Spesso indicato con N piccolo per I, dove N piccolo è il numero di spire diviso l'unità di misura. Le spire per ogni metro, ok? N grande sono le spire contenute nel tratto L. Quindi a me in realtà non interessa sapere quanto è lungo il tratto, quanto è N, mi interessa sapere la densità con cui ho realizzato questo solenoide, cioè quante spire ci hai messo ogni centimetro lineare o ogni metro. Signori, vi faccio osservare la struttura di questa soluzione. Questi sono ampere. Ampere per spire diviso metro. Questo, come vi dicevo, è il motivo per cui l'unità di misura di H è, sembra così strana. In realtà H si misura così proprio perché sono ampere moltiplicati n piccolo, che è il numero di spire per metro. Ok? Quindi una volta che voi del vostro solenoide conoscete la densità di spire e la corrente che circola, H è questo, indipendente dal fatto che la cosa strana è che il solenoide potrebbe avere un raggio qualsiasi. Vedete? Nel calcolo del campo non entra in gioco il parametro della sezione trasversa. Il campo è sempre quello, è uniforme. Quindi in realtà quello che conta è sapere che corrente state iniettando nel solenoide e qual è la densità di impacchettamento di queste spire. Ovviamente il campo B sarà mu per H e quindi sarà mu n per I. Bene, a questo punto io posso anche ricavare il flusso associato a questo campo. Ovviamente non posso riferirmi a una struttura infinita perché il flusso sarebbe infinito, ovviamente. A questo punto vediamo il solenoide reale.
Nella realtà questi oggetti come si realizzano? Si realizzano con degli avvolgimenti, fatti così. Adesso io li sto esagerando per farvi capire la struttura geometrica. Un solenoide è un conduttore, supposto per adesso perfetto, avvolto a spirale. Ovviamente questa struttura si avvicinerà tanto più a questa qui quanto l'impacchettamento è fitto, quindi non esiste questa distanza così esagerata tra spira e spira. Se prendete un avvolgimento elettrico, le spire sono una sopra l'altra, non c'è spazio tra le spire. Attenzione, le spire sono tra di loro isolate, non ci deve essere corrente che circola così, eh? Quindi la corrente deve circolare lungo l'asse della spira. Quindi quando vedete gli avvolgimenti elettrici, anche se vi sembrano hanno lo stesso colore del rame, in realtà sono smaltati intorno, quindi non c'è possibilità di corrente che passi direttamente da una spira all'altra, ma la corrente deve circolare così, esattamente come abbiamo detto lì. Ovviamente questa situazione non è propriamente uguale a questa, ma si può far vedere che se l'impacchettamento è sufficientemente fitto, la soluzione di questo problema in termini di campo è approssimativamente uguale a quella nella quale abbiamo sostituito alla spirale n spire planari. Quindi abbiamo in qualche modo approssimato il concetto della spirale. La spirale ha una componente di corrente che sarebbe anche verticale, ovviamente. Quindi questo oggetto qui, il nostro avvolgimento, se è sufficientemente fitto l'impacchettamento e se, come al solito, L totale, stavolta per me L è la lunghezza totale dell'oggetto, è molto maggiore del raggio, come abbiamo fatto anche per altre strutture, per esempio il cavo elettrico, parliamo di rapporti di aspetti elevati, possiamo utilizzare nel caso reale la soluzione ottenuta per il solenoide rettilineo uniforme. E quindi dire approssimativamente il campo prodotto all'interno è simile a quello che mi darebbe il solenoide infinito. Ovviamente sto trascurando gli effetti di bordo, perché poiché questa è una struttura che a un certo punto viene troncata, ecco, ricordatevi quello che vi ho fatto vedere in alto, in realtà il campo a un certo punto dovrà chiudersi all'esterno e quindi genererà una perturbazione della soluzione rispetto al caso ideale, ma se questa è sufficientemente lunga, questa perturbazione è trascurabile ai fini del calcolo del parametro che stiamo cercando. Qual è il parametro che stiamo cercando? L'induttanza. Io questo oggetto qui lo voglio modellare, come vedremo, con l'oggetto che ho chiamato induttore nella teoria dei circuiti. E quindi mi chiedo come si fa a calcolare l'induttanza, poi vedremo in un'altra lezione come si fa a passare dall'oggetto fisico all'oggetto ideale. Per ora ci chiediamo come si calcola l'induttanza. L'induttanza chi è? Per definizione sarà il flusso associato a questa corrente diviso la corrente che l'ha generato. Come faccio a calcolarmi il flusso associato a questa corrente? Beh, questa superficie per definizione dovrebbe essere la superficie che ha come contorno la corrente, quindi ci sarebbe una parte di superficie che si sviluppa all'esterno, che però non portiamo in conto perché stiamo supponendo di poter usare la soluzione del caso ideale, e nel caso ideale il campo all'esterno è zero. Nel caso reale non è zero, ma è piccolo rispetto al campo che c'è dentro. Quindi la superficie su cui calcolare il flusso la possiamo far coincidere con la superficie che si appoggia su questa spira. Adesso immaginate questa spira, questa è una struttura elicoidale 3D. Per darvi un'idea di come possa essere fatta questa superficie, immaginate una scala a chiocciola e togliete i gradini. Ok? Immaginate di salire lungo questa rampa elicoidale senza gradini. Quella sarebbe la superficie
su cui andrebbe calcolato il flusso. Ovviamente ce ne guardiamo bene di usare quella superficie. Tuttavia, se la densità è sufficientemente elevata, questa superficie la posso approssimare come n volte la superficie planare della singola spira. E quindi il flusso φ lo calcolo come n volte, se n è il numero di spire totali nel tratto L, il flusso sarà n volte il flusso della singola spira. E questo è semplicissimo da calcolare. Perché? Perché sulla singola spira, nell'ipotesi in cui ci siamo posti, il campo è uniforme. E quindi il flusso di un campo uniforme non è altro che il campo moltiplicato per la superficie. Chiamo S la superficie di questa spira. Sulla singola spira il campo B vale mu per n piccolo per i, quindi il campo vale mu n su L per i, lo devo semplicemente moltiplicare per S, dove S è l'area di questa spira. A questo punto ottengo il risultato finale. Questa è la singola spira. La mia elica, la superficie che si appoggia sul solenoide reale, la approssimo come n volte la singola spira, e quindi l'induttanza sarà mu per S diviso L per n quadro. L'induttanza di un solenoide, quindi questo oggetto lo chiameremo induttore, l'avvolgimento elettrico di lunghezza L con n spire, ci darà un'induttanza che è proporzionale al quadrato delle spire, è proporzionale alla sezione delle spire, è inversamente proporzionale a L ed è direttamente proporzionale a mu. Vi faccio osservare, vi richiamo quello che abbiamo ottenuto per la capacità di un condensatore piano, C uguale epsilon S diviso D, oppure per la conduttanza di un filo di corrente, G uguale sigma S diviso L. Guardate la impressionante somiglianza di questi tre parametri. Qui questo è l'induttore, questo è il condensatore, questo è il resistore. In tutti e tre i casi L, C e G dipendono, sono direttamente proporzionali ad un parametro elettrico: permeabilità magnetica, costante dielettrica, conducibilità elettrica. Quindi il materiale influenza L, C e G allo stesso modo. Mu, epsilon e sigma possono alterarvi L, C e G in maniera, perché sono direttamente proporzionali. Tutti e tre i parametri dipendono da una superficie. Questa qui è la sezione della spira. Nel condensatore S è la sezione, l'area dell'armatura. Nel conduttore S è la sezione del conduttore. Tutte e tre sono inversamente proporzionali ad una lunghezza. Nell'induttanza è la lunghezza del solenoide. Nel condensatore è la distanza tra le armature. Nel conduttore è la lunghezza del filo, del cavo. Quindi vedete, la legge è veramente simile dal punto di vista matematico. L'unica novità che c'è qui, ed è molto importante, è questa: nel caso dell'induttore, il parametro su cui si può lavorare con più efficacia è il numero di spire, perché vedete, tutti gli altri parametri sono o linearmente o inversamente proporzionali. Invece n, L va come il quadrato di n, quindi se voi volete aumentare L potete moltiplicare, volete, se raddoppiate mu raddoppiate L, ma se raddoppiate n quadruplicate L. Il motivo per cui, se andate a guardare un avvolgimento, trovate tantissimi avvolgimenti, un cavo elettrico, un avvolgimento elettrico, il numero di spire è molto elevato, è perché a parità di tutto, lavorando su n, avete la massima sensibilità sull'induttanza. Se volete aumentare l'induttanza, vi ricordo, l'induttanza è legata all'energia, un mezzo Li quadro, volete aumentare l'energia, aumentate l'induttanza. Se aumentate l'induttanza potete lavorare con la stessa corrente, quindi vi costa di meno il sistema dal punto di vista energetico. Io voglio aumentare l'induttanza, aumento n se possibile, perché n è il parametro su cui ho maggiore sensibilità.
mentre negli altri casi ciò non è possibile. Questo completa il quadro dei parametri elettrici. Abbiamo quindi imparato ad associare un significato fisico ai parametri L, C e G, che abbiamo visto nella teoria dei circuiti.